Oggi torta! Ciao cari amici e bentornati qui con me. Oggi voglio presentarvi una torta facile facile. Erano giorni che meditavo di fare un dolce con i fichi, visto che a casa dei miei genitori ce ne sono tantissimi, però non volevo fare niente di elaborato. E quindi ho pensato di fare questa torta che avevo già visto su Facebook e io l'ho elaborata a modo mio. Torta, fichi e mandorle. Sono 250 g di farina 00, 2 uova, 80 ml di olio d'oliva, un mezzo bicchiere d'acqua, 100 g di zucchero, una bustina di lievito per torte, un po' di marmellata di fichi, delle mandorle a lamelle, quanto basta, e un 50 g di cioccolato fondente. Per prima cosa prendiamo uno stampino per il ghiaccio, prendiamo la marmellata e la mettiamo in ogni cubetto, diciamo per metà. Lo mettiamo in freezer a solidificare, ci servirà per la fine della torta. La prima cosa da fare è montare le uova con lo zucchero. Montatele bene affinché diventi un composto morbido e spumoso. Aggiungiamo a filo l'olio e poi aggiungiamo un mezzo bicchiere d'acqua scarso. È ora di aggiungere la farina e il lievito setacciati. Prendiamo una tortiera diametro 26, la foderiamo bene. Io ormai ho adottato questa tecnica perché ho notato che imburrandola poi comunque faccio fatica in alcuni punti a staccarla quando la devo sfornare. E quindi ho deciso di fare sempre così, la fodero e così riesco a sformarla meglio. Versiamo il composto che abbiamo preparato. Prendiamo il portaghiaccio dove abbiamo messo la marmellata di fichi, io l'ho già messa ieri sera, è ovvio che non si surgela, rimane semplicemente più solida, poi dipende dal tipo di marmellata. La togliamo dagli stampini e la mettiamo nella torta così, a caso, random. E ora la cospargiamo di mandorle a lamelle. Forno a 180 gradi per almeno mezz'ora. In un pentolino facciamo sciogliere il cioccolato fondente, o pentolino o bagnomaria o microonde, la stessa cosa. Dopo che la torta si è raffreddata, mettiamo il cioccolato fondente.